Questo mobile che vedete alle mie spalle è una vecchia scrivania e si chiude. Mi piace le cose che siano organizzate ma messe via, quindi a volte durante la settimana lo lascio aperto, però chiudo tutto e non si vede niente. E ho uno specchio qui, questo l'ho comprato a Target 2 anni fa perché l'altro si era rotto e tengo tutto qua dentro. Ho pensato veramente a come mi trucco e come posizionare tutte le mie cose, così sono a portata di mano, non devo far fatica. E così. Quindi io ho tante cose e tante di queste non sono nuove, ce l'ho da moltissimi anni, però ho fatto tantissime beauty adaptation. Ora, ogni volta che mando qualche pacchettino alle mie iscritte, a certe vi mando beauty adaptions, no? Quindi vi faccio vedere qui. Questo è mio figlio. In quest'area qui, ora forse è più facile se faccio così. È tutto qui veramente, non ho nient'altro. In quest'area qui, perché ho sistemato tutto come io mi trucco, no? E ho queste scatoline di Martha Stewart, hanno anche i coperchi che ho levato. E come mi trucco, no? Qua c'è un po' di cotone. Qui ho il mio acido glicolico, questo lo uso esclusivamente per il collo. E poi ho una crema di nebbia che la metto sul collo e per le altre aree low cost. Qui ho certi prodottini per. Ho quello che io tampono sul viso della Tires. Ho due sieri, uno di acido ialuronico e l'altro di niacinamide, che quando finisco non li ricomprerò. Proprio non ne ho bisogno di utilizzare in entrambi, però li voglio finire. Ho la mia vitamina C qui, ho la tretinoina qui e qui ho un olio, sempre qualche olio per il mio viso, e ora sto usando questo qui, che è un buon cattivo. Quindi facile, la vitamina C, la tretinoina, questo lo uso come toner, lo tampono sul viso, non lo uso per pulire il viso, lo tampono sul viso e qui ho un olietto, io cambio, no? E qui in quest'altra scatolina qui c'è il mio contorno occhi, che conoscete. Ogni scatola ha il suo perché, no? E ho un burro labbra qui, questo è di Burt's Bees, la mia crema Resveratrol, che sono già a metà. Poi ho due creme per il viso, così perché a volte il viso è secco, no? Quando uso la tretinoina mi si secca un po' il viso e uso questo, che questo ce n'è rimasto veramente poco. E ho comprato, dato questo sta per finire, ho comprato questo di Ambrylisse. Questa è una semplice crema per la secchezza. Quindi quest'ora mi metto tutto a posto. Quella scatola lì. Stavo lavando i miei pennelli, li ho puliti qui. E poi qui ho un'altra scatolina. E qui ho. Ho il mio fondotinta, ho due correttori, questo di Lancome e questo di NARS. Poi questo me l'hanno omaggiato, però non è che questo è il Shape Tape di Tarte, me l'hanno omaggiato da Sephora, quindi sì, non lo trovo, mi dispiace, non lo posso neanche dare a nessuno, l'ho messo sull'aria occhi, quindi. Ho il NARS e qui ho una base e basta. Quindi il fondotinta, questo veramente ve lo posso consigliare, questo del Live and Better, non quello glow, quello normale, è un buon fondotinta per le pelli mature, meglio coprenza. E basta, quindi questo. Là è un po' l'inizio della skin care, questo è la crema e qua sono il fondotinta, due concealers e basta.
sposto la... Quando io mi trucco, poi levo tutto e metto qua sopra, no? Lavoro qua, metto lo specchio e poi levo le mie cose che ho bisogno, uso quelle. Però ho tutto a portata di mano. Qui ho i miei pennelli. Quelli dei pennelli che uso. Quelli che uso più spesso li tengo sempre fuori. Ho messo in lavastoviglie, ho un'altra ciotola per mettere quelli che uso sempre, che sono sempre questi qui. Che uso spesso, questi qui. Avevo un astuccio di... Oh, qui su ho i miei solari. Questo è un prodotto che sto usando per i capelli e qua sono delle All Fixed Plus che... E qui è... Questo che ho quasi finito di... Perché c'è mi salva l'inverno e era quindi Elizabeth Arden. Sto finendo anche quella. Ho un astuccio di matite, però quello che ho fatto è, dato che usavo sempre, ingombrava, e ho tirato fuori solo le matite che uso, le ho messe qui. Questa è una scatola di latta di Make Up For Ever che ho da tantissimi anni. Se io la tengo aperta, no? Beh, la potrei anche chiudere, però ho messo il mascara. Faccio vedere quello che ho lì. Tiro fuori questo. Una matitura di Kiko, ne avevo due, l'altra si è crepata, quindi l'ho buttata via. E io ho le mie matite, ho tre matite per gli occhi, una per le sopracciglia, e queste sono quelle per gli occhi che sto usando, queste tre. Una matita per gli occhi, una per le sopracciglia, tre per gli occhi. Qua è il prodotto per le sopracciglia, il pettinino. Il mio mascara di Lancome, questo di CoverGirl, se voglio molto più volume uso questo, e un sample di mascara di Chanel. E qui ho delle matite che ho riguardato tutti i miei rossetti, e ho solo matite che vanno con quei rossetti, e sono tutte qui, non è che devo andare a tirarli fuori, sono matite semplici. Questo lo rimetto via, ce l'ho a portata di mano qua. Questo qui, i pennelli, ho tutto perché mi sono vista come io mi trucco e le cose le tiro fuori in una certa metodologia, ecco perché ho questo qui tutto posizionato in un certo modo. Qui su ho, allora vediamo se posso, i miei rossetti, ho tutti i miei rossetti, sono tutti qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rossetti che uso spesso. Ho altri rossettini, li ho messi via perché, e certi li ho dotati via perché non li usavo. Uso, se siete curiosi, Hot Gossip, Nippon, è un bel colore. Specialmente ora, andando in primavera, è molto bello. Sono tutti usati. Brave, che sono quasi finito, quello l'ho quasi finito. Please Me. Chatterbox. Questo, abbiamo tirato fuori questo. Questo è Please Me, sì. Angel, è molto chiaro. E questo è quello che ho comprato recentemente, che mi dimentico il nome, comunque questo qui. E poi questo è il secondo che ho, e questo è di Chanel e Raffiné, molto bello. Infatti questi ultimi due si assomigliano. Poi io avevo 50 Pickman's Mac, non so, anni fa, ora ne ho solo 3 e ne ho 3 mesi da parte che uso solo se faccio trucchi speciali. E niente, ho questo ombrettino di Urban Decay che mi piace tanto, si chiama Midnight Cowboy Rides Again. Ho un shimmer di Bobbi Brown, si chiama Bone.
ho questo ombretto di Collistar che si chiama Cacao, che una mia amica l'ha comprato questa settimana e ha detto che è un ombretto favoloso. Infatti puoi usare questo e puoi tamponare sopra un po' di questo, è molto bello. Ho un ombretto in crema di Smashback che ce l'ho proprio di 5 anni, è favoloso. Ne ho finito un bel po', eh. E ho tre ombretti, ho tre Pigment Smack, il Tea Time, Fairly Light, e l'altro mi dimentico il nome. Comunque sono molto sheer, luminosi. Qui ho la mia cipria di Hourglass che ho comprato più di un anno fa. Si chiama Diffuse Light. E la uso un bel po'. Poi ho la mini del Veil di. Questa è la mia cipria di Hourglass. Cipria libera, la commissione piccola è favolosa e si chiama Veil Translucent, molto buona. Poi ho il Compact, perché l'altro questo è di It Cosmetics Bye Bye Pores. Poi di blush ho un blush che ho comprato, l'ho messo in borsa e qua fuori ho due blush, questo che l'ho ricomprato, questo è di Clinique, che non fanno più. Perché a me piacciono più i blush rosati, molto bello questo, perché virano sul viola o sul lavanda direi. Questo vira sul lavanda e si chiama Iced Lotus. Si chiama Iced Lotus questo che mi piace tanto e l'ho strausato. Poi ho un blush di Hourglass, bellissimo, molto delicato, è delicatissimo, penso questo è il migliore se ti piacciono cose delicate. Anche questo, se notate, sono colori simili in un certo senso. Questo è, dico, il migliore, perché non ha quelle pagliuzze dorate, sta bene a tutti. È molto sheer, molto delicato. Questo si chiama, è il mini. Questo è il mini, si chiama Mood Exposure. I loro blush sono le loro ciprie con dei pigments, no? Questa cipria non è quella lì, non è il Diffuse Light, è una cipria che vira sulla lavanda. È una delle loro ciprie che vira sulla lavanda e vedete com'è, è molto bello questo, si chiama Mood Exposure, penso è il più bello, più delicato, diciamo. Che certi sono troppo, non fanno il mio caso perché hanno pagliuzze dorate o sono troppo accesi. Comunque sono modulabili e sono molto belli. Quindi questo è il mini di Mood Exposure. Ciao. È tutto qui. Qui ho, come sapete, io questi li compro da anni, le spugnette di Make Up Forever che uso per applicare la cipria, a volte uso quella. Poi ho un'altra spugnettina, questa è di Beauty Blender. Io ho la fissa per. E qui ho due blenders, questa è quella piccola di Beauty Blender, ne hanno due, questa è la più piccola. È più carina, la uso per. Sì, veramente questa è per quando la bagni e per applicare il blush, però io la uso per gli occhi e anche a volte per il blush. E questa è quella di Eco Tools, ancora un po' umida, l'ho messa qui a asciugare. Infatti guarda, ce l'ho tutte e due, questa è l'originale, diciamo, di Beauty Blender, questa è di Eco Tools, sono identiche, identiche. Aveva ragione chi me l'ha segnalato, quella veramente ne ho provate tante, questa è identica. Poi sono anche lo stesso colore. Quindi poi ho messo da parte una palette di Paula P tutta matte, che non uso tantissimi matte, quindi ho il mio profumo di Chanel che ho quasi finito, è quasi finito, me lo spruzzo tutti i giorni e ci è rimasto con due palette. Questa, infatti, ce l'ho da molto tempo e
Cambio, ho cambiato. Infatti, hai viaggiato con me tante volte. Ho due blush di MAC che ho trapassato. Ora ve l'apro. E ho dei bellissimi colori di MAC. Questo è veramente più. Vedi un po' più sul grigio, però non è notevole, è molto bello, è un viola, molto, è matte, è molto bello. E questo è tempting, è la seconda volta o la terza che l'ho comprato perché è uno dei colori che mi sta molto bene. Questo mi dimentico che colore è, questo ho fatto uno sbaglio qui, come vedete. Comunque questo è questa palette qui. Avevo tante altre cialde, però le ho tutte regalate. Tutte regalate. Ho solo questa. Solo le cose che uso. Non voglio avere cose che non uso. Poi ho questa palette di Smashbox. Penso. Io la mia l'ho comprata tanto tempo fa. Ah, questa è la. Si chiama. Ora mi dimentico il nome perché non ho gli occhiali. Una delle cover shot, mi dimentico il nome, aspetta, metto gli occhiali che non vedo mica secco. C'è scritto qui da qualche parte. Oh, Golden Hour, si chiama la Golden Hour. Oh, questa l'ho presa perché ho trovato che era quella che aveva la più delicata e tanti dei colori sono sheer, anche se non sembra da questo. Sono molto belli, sono sheer, certi sono molto sheer e certi danno il meglio di loro quando li tamponi. A me non mi piace pucciare comunque, però non voglio fare swatch, però questa è la Golden Hour. Ho trovato questa di essere la più delicata. Se per le donne mature che gli piace truccarsi ma non esagerare, questa è la Golden Hour, è una bellissima palette. Certi colori sono molto sheer, anche che se sembrano pigmentati, sono pigmentati, però hanno textures diverse. Come tutte queste palette, e certo, dà molta luminosità questa palette. E questi due sono matte. Questa è la Golden Hour, ce l'ho da un po'. Io l'ho presa dall'aula di Estée Lauder. Penso l'ho pagata, non so, 17 dollari, la metà, o 40%. C'erano poche scelte, io ho preso questa qui, l'avevo presa tempo fa. Questa palette, la Golden Hour, esiste da un bel po' di tempo, però le prime uscite, quando sono uscite, forse 3 anni fa. E finisce tutto lì. Qui su ho il piegaciglia, ho delle jars vuote, ho questi sono per testare il pH dei prodotti che uso. Questo qui. Qui ho back to MAC, tutti i prodotti che devo mettere in una busta, devo andare da MAC, cioè, che finisco le cose. Niente, è tutto qui. Poi sto aspettando che si asciugano i pennelli, poi piego questo. E chiudo il mobile e finisce lì. Non mi piace per le cose fuori esposte, prendono polvere. E poi certi prodotti, come vi ho detto, quando finisco questi due non li ricomprerò. Non perché non sono validi, perché non, sono cose in più che non ho bisogno. Perché mi basta così. Perché dopo che uso la vitamina C e la vitamina A, no? Sei a posto, insomma. La niacinamide ce l'ho in altri prodotti, quindi c'è dentro la mia crema resveratrol. E dipende, così. Ora devo mettere in ordine qui. È tutto qui. E ho sistemato in un modo che tutto è a portata di mano e so dove sono le cose, perché se le cose sono visuali le usi. E ho solo cose che mi rispecchiano. Ora a 54 anni compierò. E le cose che uso sono cose che mi piace usare e non ho cose che ho colori che non rientrano nel mio modo, così. E poi questo chiudo e finisce lì tutto questo. Chiudo il mobile e non si vede niente, no? Non tengo niente in bagno. In bagno l'unica cosa che ho è lo shampoo e il balsamo e i 2 prodotti per i capelli e una spazzola. Non ho nient'altro in bagno, sono 4 cose. Ho qui il mio cotone. Ho anche cotone in bagno, però qui ho il mio rasoio elettrico, qui ho questo rasoio e qui dentro ho le forbicine, le pinzette, cose del genere.
qua dei vecchi bei capelli. Qui ho una, perché mi sto, questa è una nuova di la Sponge Shep di Sensai, che mi hanno regalato tempo fa. Cioè, sto usando ancora l'altra, e quello specchio che ho comprato qui, che avete visto, questo lo devo mettere in valigia, perché quando partirò, se partirò, è uno specchio da viaggio. E questi invece, ho venduto vari pennelli proprio di recente, perché non era un peccato avere pennelli che non usavo. Ne ho due di MAC, li ho venduti privatamente. E qua avevo molti più pennelli, però ora ho solo i pennelli che... E vi posso straconsigliare questi due pennelli di Elf, che magari hanno anche aumentato il prezzo. Sono veramente... sono troppo buoni, ce l'ho da vari anni. Questi io l'ho comprato al negozio, al monomarca di Elf. Però è il Blush Brush, che vedete un po', vedete com'è un po' piatto. Questo è anche buono per applicare l'illuminante. E poi ho l'altro, che si chiama il Small Tapered Brush. Sono entrambi veramente favolosi. Ora penso costano $3, quelli di Elf. Sono veramente, questi due ce l'ho da un po' e li uso spesso. Avevo tanti pennelli MAC, però certi ce l'ho. Questo qui, questo sfumino, ce l'ho 14 anni. Questo anche di più, e questo, però questo è il dupe del MAC 239, l'ho pagato $1.79 di Crown, mi piace troppo il C500, questo è $1.79, giuro. Ma ci sono tanti di questi pennelli comunque, e quelli che ho portato di mano, che sto asciugando, li ho tutti lavati. Poi io vi faccio un ultimo passaggio con un po' di cotone e un po' di alcol. Ho il mio fake MAC, quello fake di MAC, questo Crown C510, penso che è. Poi ho questo sfumino di Wycon, il E10, ottimo per i prodotti, ottimo come sfumino, period. Poi ho quello di Hourglass, il numero 9 di Hourglass, un po' simile a questo qui, vedete? Sono un po' simili, entrambi sono sintetici. Poi ho due sfumini, questo è di MAC, penso, sì, questo è di MAC, il 217, quello vecchio, ora non fanno più questo pennello. E poi ho il fake, questo è il fake di Crown, il Crown C511, vedete? Sono quasi simili. E poi ho questo di, che ce l'avrò 6 anni questo ora, di Sephora, il Pro Contour 74, questo è il mio, lo uso per il blush. Poi ho questo, il mio, che non si asciuga mai, questo qui, ci vuole un bel po', l'ho anche cercato. Questo è il 45 di Sephora. Sì, il 45 di Sephora. Buon pennello questo. E poi ho anche questo qui, di Bea Minerals, che ho preso in una promozione a TJ Maxx. Buon pennello, questo è un buon pennello, non so che numero è, non lo... Oh, ecco, sì, c'è il nome. Infatti lo vendono ancora sul sito, si chiama Soft Focus Face. Questo è un buon tuttofare, questo è un buon tuttofare per applicare tutto, questo è un buon tuttofare, come il 45. Il 45 però è fantastico per applicare le cifre. Quando applico questa Hourglass, Non la vedi indossata. La cosa bella del 45, quando applichi ciprie, non le vedi indossate. È fantastico anche per applicare. Si usa per tantissime cose, anche per applicare il fondotinta. Quindi ora ho finito con le chiacchiere. Sì, sono sempre con le mie... Una di queste ce l'ho anche in borsa. E le ho lavate, le riuso.
cose sono fatte bene. Questo è stato un acquisto impulsivo, perché però è molto valido comunque, molto pesante anche per essere una cosa di cotone. Lo farò perché sono ero impulsiva, mi giravano quando questo è il rossetto. Vabbè, però lo userò. Avevo tanti altri blenders, però non mi trovavo bene. Poi quando hanno ceduto, le ho buttate via, non le ho più ricomprate. Ora ho solo due. Quindi spero che proverò a usare al più possibile. Certe, le cose che posso finire di sicuro sono i rossetti. Le cipre, questa qui la finirò, forse a giugno, diciamo. Le altre cose sono molto difficili a finire, quindi si fa quello che si può. Vi auguro a tutti una buona domenica. Un nuovo routine, perché io vado molto con cautela. La sera, ora gli attivi li applico la sera, applico la mia vitamina C. Aspetto come 5 minuti, nel frattempo mi massaggio il contorno occhi. E poi, questo me l'ha, una mia amica mi ha dato una delle sue, che qua costa uno sproposito. Però non costa uno sproposito, costa uno sproposito, se lo puoi usare per beauty, non per acne costa poco. Quindi applico la C, aspetto come 5 minuti fino a che si assorbe. Poi applico un puntino di questa crema qui. E quando stendete la tretinoina sopra la C, è un effetto un po' diverso, e non pizzica, non brucia, non fa niente di quello su di me, però io sono già abituata a entrambi, quindi non è una cosa che vi suggerisco se non avete mai provato questi prodotti. Uso questo e poi dopo che si assorbe molto più facilmente, e infatti questi due lavorano in simbiosi. E la tretinoina aiuta molto la C a penetrare, quindi è una cosa, ecco perché in due insieme lavorano veramente bene. Per ognuno deve fare quello che si trova meglio con la loro pelle. Io ho provato molti metodi. Comunque questo sistema delle due lo faccio 4 volte alla settimana, e poi la C la applico tutte le sere, questa la applico solo 4 volte alla settimana, e poi seco con la mia crema. Uso la crema Resveratrol e a volte, e questo qui, uso questa qui. Ora, questa è quasi finita, applico un po' di questa. Questa la applico solo nelle aree dove c'è un po' di secchezza, però di secchezza ce n'è veramente poco, però la applico solo nei punti dove ne ho bisogno. Sulla fronte, forse da un lato, ora è un po' più secco, perché anche il clima è più freddo, no? E questo è veramente quello che faccio la sera. Quindi questi attivi li applico solo la sera, li applico insieme. Io mi sono trovato veramente bene. La giornata, infatti, no, la mattina mi tampono un po' di questo. E metto la niacinamide e l'acido ialuronico, poi mi metto un po' di olietti. E metto una delle mie creme, e metto la crema alla Resveratrol e basta. Questo è un buon prodotto. Questo, infatti, ho notato che Physicians Formula ha vari oli, che sono veramente, questa è veramente una buona formula, ve lo volevo segnalare. Ho la notte, la notte faccio tutta una cosa tipo spa, no? E applico questo gel, che non ve lo consiglio perché io l'ho preso in promozione, ma questo è uno sproposito. E questo Age Perfect al miele è tutto molto curativo, diciamo, non ha silicone questo. Infatti per la maggior tutti questi prodotti, neanche questo, gli Embrolis non ha silicone, questo sì, però è proprio alla fine degli ingredienti. È così, e la giornata, la sera faccio tutta questa cosa curativa, diciamo spa, io dico spa. E la giornata applico il mio olio, applico i miei sieri, niacinamide, hyaluronic acid, quelli li finisco, poi non li compro, e applico la mia crema Resveratrol. Veramente molto semplice. E la mia Derma E, questo il toner, vedete i benefici dopo un po', non lo uso sul viso,
non l'ho subito, però si può ovviamente. Io sul mio viso non lo uso, però ho notato delle grandissime differenze usandolo sul collo e ci vuole un po' di costanza, perché quell'area va curata, no? A volte se avete delle righe e cose strane, perché la pelle nel collo abbiamo tendenza, non basta lavarlo, ma è sfogliato il collo, no? E questo aiuta a sfogliarlo. Lo uso sul collo, non so, 2 o 3 volte alla settimana, no? E poi, ieri ho visto, in un mio video ho comprato questo, ma questo era per la mia amica, io ho il mio, no? E questo lo uso sul collo e sulle borse, sugli occhi, però non vi ho detto quello, non vado a provarlo perché non è. È un buon prodotto questo perché ha L-carnitine e ha, ecco, l'ingrediente di quello italiano non è uguale. Ha il carnitine, questo Nelumbo nucifera leaf extract, ubiquinone, che anche quello italiano ha. E cos'altro? C'è un altro ingrediente qui. Il cypress extract. Comunque, questo prodotto per il collo direi che è un po' non mi piace dire liftante perché nessun prodotto potrebbe mai fare quello, levare la cellulite, cose del genere, però dall'apparenza di un collo più curato, diciamo, e mi piace. E con l'utilizzo vedrai un collo più steso, diciamo, però è sempre l'apparenza. Questi prodotti non possono fare magia, però questo è un buon prodotto e costa poco, no? E avevano anni fa, avevano un siero che tutti lo davano, però quello è andato fuori produzione e una mia amica mi ha detto che questo qui, gli ingredienti sono molto, gli attivi sono molto meglio del siero. Perché nessuno l'ha notato, io l'ho notato quello, per lei me l'ha fatto notare, quindi. E questa formula ha Q10, no? Ha Lotus Extract, Q10 e L-carnitine. Usandolo insieme con il Derma-E, ho notato che il collo è molto più. Ovviamente io sono anche magra, no? Quindi, però se non avete il collo magro come me, vedrete più risultati. Ve lo posso segnalare, però. Quello in Italia lo spacciano come crema per cellulite, però qui no. Anzi, hanno anche levato tutti i riferimenti alla cellulite perché non possono dire quello. Però è un buon prodotto. Quello in Italia è lo stesso, è il gel crema, il gel blu. Qualcuno lo sta usando, però questo ha Lotus Extract, L-carnitine, Coenzyme Q10, Q10. È valido, è molto valido questo, veramente. Ora, usandolo per le borse è tutta un'altra storia e non ve lo consiglio perché non è per quell'utilizzo, però hanno scoperto che sgonfia le borse negli occhi. Io borse ne ho. Però non ve lo consiglio e manco ve l'ho detto, ma non provatelo perché va messo in un certo. Non provatelo, vi prego. Però perché io provo tutto sulla mia pelle, ma non voglio provarla sulla vostra pelle. Ho 3 solari, mi piace molto quello spray. Questo che ho preso da Ulta è. Lo spruzzo sul collo e poi lo tampono bene. Io lavoro da casa 4 giorni a settimana, quindi non uso solari quando non esco. Però quando esco, anche quando vado al supermercato, diciamo, applico questo sul collo se è esposto e sulle mani. Lo so, siete abituati a mettere il solare sulle mani. Il solare è chiave a non avere macchie. Aiutare a non avere macchie, quindi questo lo applico sulle parti esposte del corpo, no? Questo è veramente la migliore gamma di prodotti solari. Se leggete sul brand, è veramente un brand molto ecologico, a parte tante altre cose. Non usa filtri minerali, però tutti gli altri ingredienti sono biologici, sono naturali. Lo dice da qualche parte. È un buon brand. Leggete sul sito, hanno tanti prodotti, tutto per lo skincare, sono favolosi. Questo piccolo costa 20 dollari e lo uso solo per il viso. Lo applico
prima che applico la mia crema idratante. E quando esco lo metto come in borsa e lo riapplico se sono fuori molto tempo. E poi ho un'altra. Questa, anche questa è molto valida di Caudalie. Mi piace tanto anche questa. Quindi questi sono i tre che sto usando. I solari li uso anche nell'inverno, il sole non discrimina. Quindi questo è usare un solare è chiave nella skincare. Quindi volevo dire quello.